Sì, di così non riusciamo a fare. Intanto cominciamo. Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti. Scusate il ritardo, ma insomma bisogna sempre contemperare esigenze di tempo, di collegamento. Abbiamo anche l'ulteriore, diciamo, difficoltà del collegamento adesso che siamo da remoto. Direi che possiamo procedere con l'appello. Allora, procedo con l'appello. Lepore assente. Bassi Emanuele assente giustificato. Bittini Loretta. Presente. Fabbri Maurizio. È in Assente. arrivo. È in arrivo. Panieri Marco. Presente. Ruscigno Daniele, Veronesi, Accorsi, Presente. Celli, Cima, Crescimbeni. L'ho visto. È Sembra collegato, non so. presente. Presente. Ecco. Presente. Larghetti. Presente. Mantovani. Dovrebbe essere in arrivo. Baciglieri. Presente. Bertoni, presente. Santoni. Presente. Carapia, Presente. Polazzi, Presente. Panzacchi, l'avevo vista collegata, Panzacchi. Sono presente. Sì, bene. Chiedo gentilmente di segnalarmi chi è presente in sede della città metropolitana. Cioè, chi è che si trova in città metropolitana o chi è dell'ufficio? Chi è presente in ufficio nella sede della città metropolitana? Io sono in ufficio. Perfetto, devo segnalarlo nel verbale per quello. Ci sto Grazie. andando, dipende da che ora finisce, ci bene. Ah, d'accordo. Grazie. Vabbè. Prego, Presidente. Sì, allora dovremmo procedere secondo l'ordine del giorno. Facevo questa proposta, se siete tutti d'accordo. In attesa che magari qualcun altro si colleghi, diceva la capogruppo Accorsi che dovrebbero arrivare alcuni, se magari possiamo anticipare come argomenti dell'ordine del giorno i verbali delle precedenti due commissioni consiliari congiunte, l'approvazione o comunque l'asseverazione da parte dei consiglieri. Penso, se siete d'accordo, farei in questo modo, così intanto facciamo dei punti che non coinvolgono tutti, visto che le altre sono le votazioni, insomma, quante più gente c'è, meglio sarebbe. Possiamo fare così? Benissimo. I capogruppi sono d'accordo? Sì, annuiscono, grazie. Sì, va bene. Allora, andrei, mi corregga se sbaglio, dottoressa Domenicali, al punto 5, che è il verbale della commissione consiliare congiunta che si è tenuta il 19 gennaio 2022. Immagino che avrete
avuto modo di prenderne visione nel visualizzatore degli atti di tutti i documenti a cui accediamo. Se ci sono osservazioni, eventuali modifiche da proporre da parte dei consiglieri, do la parola, diversamente lo diamo per asseverato e corretto. Nessuna osservazione, nessuno ha chiesto di parlare, aspetta che guardo, no? Ecco, allora questo diventa il verbale definitivo della commissione del 19 gennaio, come stabilisce il regolamento verrà firmato dalla segretaria, dalla segreteria e poi archiviato nei documenti della commissione, dopodiché rispetto a quella commissione non c'è più possibilità di intervenire con alcunché. Poi al punto 6 abbiamo invece il verbale della commissione consigliare congiunta del 26 gennaio 2022. Anche qui chiedo se ci sono osservazioni o eventuali modifiche da apportare che i consiglieri vogliano sottoporre. Nessuno, quindi il verbale così come è stato redatto e come ne abbiamo preso visione è definitivo e verrà firmato ed archiviato. Ora però bisogna che facciamo i nostri conventi, le nostre lezioni. Temo che non si sia collegato nessun altro, sbaglio. Possiamo anticipare, Presidente, l'oggetto numero 7, eventualmente sul piano per l'uguaglianza, se è d'accordo. Se siete d'accordo. Va bene, se abbiamo già i relatori, sì. Se sì, consiglieri e consigliere convengono, noi siamo pronte. Va bene, allora direi che facciamo così. Andiamo al punto 7, che è il piano per l'uguaglianza, che ci viene illustrato dalla dottoressa Lembi e a seguire la dottoressa Giulia Cumuli, o viceversa, ditemi voi se l'ordine è corretto oppure siete chiaramente autorizzate a intervenire diversamente. Grazie. Molte grazie a lei, sì, ma direi che facciamo un unico intervento, poi seguiranno le domande di consigliere e consigliere, quindi ci attrezziamo per essere anche più di una a rispondere. Intanto voglio dirvi che siamo molto felici e contente di presentare nella sede delle commissioni consigliari della città metropolitana il nuovo piano per l'uguaglianza, il piano per l'uguaglianza che è intesa come una scelta amministrativa anche nuova nella più ampia macchina istituzionale del panorama nazionale, non solo di questo territorio. Desidero, visto che siamo all'inizio del mandato, presentarvi anche le dottoresse Ceccarelli e la dottoressa Cumuli, che fanno parte dell'ufficio pari opportunità della città metropolitana. Purtroppo non seguono solo questa materia, credo che ne abbiano altre 5 o 6, come bene sanno alcuni consiglieri delegati, però certamente insieme con me seguono questa particolare proposta amministrativa. Chiedo la pazienza, prenderò solo pochi minuti, chiedo la pazienza ai consiglieri e alle consigliere di questa introduzione non facile, perché noi dobbiamo essere molto sinceri, stiamo facendo e costruendo qualcosa che ancora non esiste, perché non esiste nessuna amministrazione nel nostro territorio che abbia un piano per l'uguaglianza o simile. Detto questo, non è che non esista nulla su questo ambito, perché noi abbiamo molto tenuto a riferimento la strategia per la parità di genere europea 2025, la strategia per la parità di genere del governo 21-26, la legge di parità della Regione Emilia-Romagna e i primi tentativi, l'Università di Bologna è stata tra le prime nelle università italiane a costruire Gender Equality Plan, che i colleghi e le colleghe sapranno benissimo, è uno strumento è diventato obbligatorio per gli Atenei per accedere ai finanziamenti europei, e non mi riferisco solo al PNRR,
e le università hanno 2 anni per costruire il Gender Equality Plan. L'Università di Bologna ne ha fatto uno particolarmente interessante, che se volete avremo modo anche di presentare in una nuova seduta di commissione, approfondendo complessivamente questi strumenti. Quindi non è che non esiste nulla, esistono alcune cornici istituzionali e amministrative cui noi guardiamo con molta attenzione e proviamo a scrivere questo piano. Perché un piano per l'uguaglianza? Perché un piano per l'uguaglianza, ce l'ha detto il sindaco, e anche in, diciamo così, nelle linee istituzionali di mandato in discussione tra il Comune di Bologna e la città metropolitana, per avere come orizzonte il, il contesto metropolitano di Bologna, per contrastare le disuguaglianze di questo tempo. Non è l'unica proposta, evidentemente, ma è una delle proposte nuove che questa amministrazione vuole mettere in piedi, in campo, e vuole essere un piano composto di molte azioni che tentano, si mettono sulla strada di tenere stretta la forbice delle disuguaglianze sul nostro territorio, una forbice che tutti i dati ci dicono, e qui non argomento per mancanza di tempo, essersi ampliata certamente nella fase di pandemia e nella fase Covid. Intanto le parole voglio esplicitarle, sono scelte esplicitamente. Un piano non è una strategia, non è un libro bianco, ma è un piano, cioè la volontà di tenere insieme una serie di azioni concrete e sistemiche nella più profonda tradizione amministrativa e municipalista di questo territorio. Alcune date: noi abbiamo l'obiettivo di scrivere e pubblicare il piano entro luglio di quest'anno, e però fino ad allora avviare confronti, tra cui anche questi, in modo da raccogliere opinioni, proposte, anche ciò che si aspetta questo territorio, si aspetta dagli amministratrici e gli amministratori esattamente su questa partita. Nelle slide che stiamo mostrando stiamo raccontando l'insieme degli incontri che noi abbiamo già avuto sul territorio, perché questo piano è stato presentato alla fine dell'anno scorso, nel dicembre del 2021, alla rete delle amministratrici del territorio e delle associazioni del territorio e di tutti gli uomini e donne che sono delegati alle pari opportunità, alle azioni di contrasto alle disuguaglianze. Devo dire con grande soddisfazione che hanno partecipato molti sindaci, alcuni dei quali sono eletti anche nel Consiglio metropolitano di Bologna. E poi abbiamo avviato i primi confronti nella sede dei distretti del territorio metropolitano. Arriviamo qui oggi e il sindaco presenterà invece nella sede del Consiglio metropolitano il piano per l'uguaglianza, almeno nella sua stesura momentanea, nel Consiglio del 9 di marzo. Il piano si compone di 5 aree, e sono legate al lavoro pagato, cioè le azioni più esplicite rivolte al lavoro classicamente inteso, al lavoro non pagato, si tratta di tutte quelle azioni che noi chiamiamo più di conciliazione o di cura. Abbiamo volutamente usato un termine legato all'economia, agli studi che gli economisti hanno svolto su questo ambito. Il terzo filone di lavoro è quello legato alla contrasto alla violenza su donne e minori, è certamente quello più avanzato, avendo il Consiglio metropolitano nuovo anche già votato provvedimenti di aumento di fondi dei comuni sulle azioni di contrasto alla violenza contro donne e minori, di nuove azioni. Il Comune di Bologna ha già raddoppiato i suoi fondi per l'anno in corso 2022. Il quarto ambito di lavoro è legato alla cultura dell'uguaglianza. In questo ambito stiamo costruendo tutte le azioni di contrasto agli stereotipi, di lavoro con le scuole e di coinvolgimento degli istituti culturali come sono teatri, biblioteche, archivi e musei. E un quinto ambito legato alle discriminazioni multiple. Abbiamo fatto una prima mappa, ecco, questa è la griglia che stiamo riempiendo delle azioni del piano per l'uguaglianza. Adesso sembra
La prossima volta avremo le 5 aree di intervento nella parte più alta della nostra griglia e rimangono comunque le competenze degli enti coinvolti in questo lavoro, coinvolti nel senso che molte delle azioni che le amministratrici ci chiedono hanno prevalentemente riferimento alle competenze territoriali sia della città metropolitana che dei comuni del territorio, ma non di rado intervengono anche su responsabilità che sono regionali, statali ed europee. Abbiamo promosso alcune slide, così ve le mostro, che raccontano solo alcuni delle proposte che sono arrivate e alcune su cui noi vogliamo dare priorità. Non è un caso che la prima slide sia legata alle questioni del lavoro pagato, perché penso che in ogni territorio si possa e si voglia dire, da amministratori locali o meno, che si vuole difendere l'indice di occupazione di quel territorio, noi qui forse dobbiamo dire qualcosa di più. Perché il territorio dell'area metropolitana di Bologna ha l'indice di occupazione femminile più alto d'Italia, non da ora, è ormai più di una decina d'anni, e se non siamo primi siamo secondi, e quindi è indice di buona occupazione, senza omettere comunque le criticità e le fatiche che pure riguardano questo settore. Stiamo lavorando sulla... il piano intende lavorare sulla... sulle più innovative leggi di contrasto alle discriminazioni, facciamo riferimento alla normativa di pari opportunità entrata in vigore nel 1° gennaio di quest'anno, quella che prevede una certificazione di parità all'interno delle aziende sopra i 50 dipendenti, favoriamo le azioni sull'imprenditoria femminile e anche la condivisione di buone prassi, come già è per fortuna molto avanzata la pratica in questo territorio, di costruire accordi con i sindacati e non solo, per favorire e monitorare l'occupazione, la buona occupazione sul nostro territorio metropolitano. Una seconda slide legata alle azioni di cui ci stiamo occupando, in particolare sul lavoro non pagato, quello di cura, favorendo i servizi per l'infanzia e tutte quelle pratiche, quelle azioni che sostengono la conciliazione sul nostro territorio. Il terzo lavoro è quello legato, come ho detto prima, alla violenza contro donne e minori. Qui, come ho già detto, siamo in una fase più avanzata. Sottolineo, oltre al raddoppio dei fondi, il fatto di voler stare su un nuovo ambito legato alle azioni di contrasto alla violenza contro donne e minori. Questo è un territorio piuttosto maturo rispetto alla complessità nazionale. Noi non ci focalizzeremo più sulle azioni di prima accoglienza, che rimangono comunque il nostro primo obiettivo, ma proveremo a costruire anche nuove azioni sull'autonomia delle donne che escono dai percorsi di violenza, favorendo appunto l'autonomia lavorativa e abitativa. Quarta slide invece legata alle questioni della cultura dell'uguaglianza, abbiamo indicato alcune delle questioni che più su cui maggiormente insistono le amministratrici, un lavoro fatto con le scuole, l'educazione sul contrasto agli stereotipi e le discriminazioni, un'attenzione sul linguaggio e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Devo dire che anche in questo ente dovremo fare alcune azioni specifiche, un lavoro sui dati in modo che siano gli enti capaci a raccontare in modo più puntuale le ricadute sugli uomini e donne, di scelte che solo apparentemente possono essere amministrative, intendo dire possono essere neutre, azioni legate alla formazione e che favoriscono la presenza paritaria dei sessi, in particolare nelle materie STEM, e molto altro ancora. Infine, un ultimo ambito di lavoro, che è quello legato al contrasto alle discriminazioni multiple, intersezionali, additive, dice il linguaggio più recente, e comunque per intenderci il fatto che sulle vite quotidiane delle persone, prevalentemente le persone che assumono su di sé molte differenze, il rischio di essere soggetti di discriminazioni multiple è altissimo. Stiamo pensando di lavorare con le amministrazioni per un indicatore sulle discriminazioni multiple, capaci poi di rispondere immediatamente in termini di servizi messi a punto dal territorio. Questo è il quadro complessivo del piano per l'uguaglianza. Voglio dirvi che sta riscuotendo molta attenzione dal territorio,
non solo quello bolognese, ci stanno chiamando anche da altre parti d'Italia per approfondire il lavoro un po' pionieristico che stiamo facendo su questo territorio. Abbiamo incontrato anche i diversi dirigenti, la quasi totalità della città metropolitana e la prevalenza dei consiglieri e delle consigliere delegate. Per noi questo è un momento importantissimo di confronto con gli eletti e le elette dell'area metropolitana, perché invito anche a prendere in considerazione, è l'ultima cosa che dico, il fatto che il piano per l'uguaglianza può essere inteso anche come una innovazione dal punto di vista, un'evoluzione dal punto di vista della machine istituzionale sulle pari opportunità. Non più una delega all'interno di una squadra di governo, che è una cosa che io personalmente difenderò sempre, perché sono lavori importantissimi che le amministratrici in prevalenza hanno portato avanti, stanno portando avanti con grande autorevolezza. Non più però quella direzione, ma una figura che sta nella responsabilità diretta dell'interlocuzione col sindaco, capace, se ci riusciamo, ma non ce la metteremo tutta, di influenzare la politica dell'ente nell'interlocuzione con i dirigenti e in rapporto con i 55 comuni del territorio. Queste sono le cose principali. Adesso io l'ho tenuta un po' lunga anche perché ho capito che, diciamo così, siete in attesa di anche degli altri punti, però in realtà per me, per noi, non per me, per noi è un'occasione molto preziosa per presentare il piano e per raccogliere valutazioni, richieste di approfondimenti, consigli, proposte nella sede, diciamo così, della politica rappresentativa del territorio metropolitano. Mi fermerei qui. Grazie. Voleva aggiungere qualcosa, dottoressa Cumoli? No, ha detto tutto Simona, grazie mille. Grazie a voi. Quindi, se non ho capito male, è una sorta di progetto pilota, di piano nuovo che è stato fatto in pochissime altre realtà. E volevo anche domandare, pensavate di, probabilmente l'avete già fatto, però insomma, di confrontarvi anche con i singoli comuni o magari poi, quando è terminato, presentarlo anche ai singoli comuni. Magari noi che siamo in città metropolitana ci possiamo fare così da tramite forieri di questo piano e portarlo anche nei nostri comuni. Farlo conoscere, cioè portarlo noi. Se lei è d'accordo, cosa facciamo? Rispondiamo domanda per domanda o facciamo un giro e poi facciamo una risposta complessiva? Dite voi. Possiamo anche fare un giro, come vuole, per me va bene tutto. Sentiamo se ci sono altri interventi. Qualche altro collega, le colleghe? Ho visto la mano della dottoressa Corsi, mi sembra alzata. Ah sì, ecco, c'è una manina, aspetta che controllo. Prego. Prego, Sara. Grazie mille, Presidente. Ringrazio la dottoressa Lembi appunto per l'intervento e l'illustrazione. Come dire, nel ruolo anche di consigliera delegata mi sento di aggiungere questo elemento, cioè che per quello che è appunto il gruppo dei consiglieri e delle consigliere delegate si sta lavorando proprio per intersecare anche quelle che è la parte progettuale del piano per l'uguaglianza a quelle che saranno le linee di mandato. Per quello che è stato appunto il report presentato, so che in riferimento ai territori sono stati appunto, come già illustrato, incontrato i diversi territori e come poi è possibile evidenziare anche all'interno dello stesso piano, ci sono già appunto buone pratiche che sono state sicuramente intercettate. Credo che su questo sia appunto importante anche il lavoro in divenire, cioè da qui a quello che sarà
poi la stesura definitiva di luglio 2022, ci sarà l'opportunità poi per continuare il colloquio sia a livello di città metropolitana che, come giustamente anche la Presidente sottolineava, con i singoli territori. Grazie. Qualcun altro desidera intervenire? Niente, chiedo alla dottoressa Lembi se conclude, diciamo, brevemente rispetto a queste osservazioni. Sì, ecco, scusate, stavo riattivando telecamera e microfono. Intanto ringrazio molto per queste domande e anche per le valutazioni che sono seguite a questa prima presentazione. Noi siamo sempre disponibili ad ogni ulteriore approfondimento. Sì, come diceva molto bene la Presidente, questa è un'azione molto innovativa. Non esistono, a nostra conoscenza, finora altre amministrazioni che si sono misurate su un gender equality plan, un piano per l'uguaglianza o una cosa simile che dia sistematicità a tutte le azioni che in un ente si tengono sul contrasto delle discriminazioni e più complessivamente sulle politiche di pari opportunità, uso questo linguaggio più noto. Ecco. Noi abbiamo già, come lo esplicito meglio, avviato il confronto con i territori e con le amministrazioni. E il primo è stato con il Comune di Bologna e tutti i 55 comuni a dicembre, una prima presentazione, e poi siamo entrati distretto per distretto, cioè abbiamo incontrato per zone, appunto per distretti. I distretti hanno un po' scelto, però noi abbiamo chiesto e invitato le assessore competenti, le elette del territorio e le associazioni che prevalentemente lavorano su questi ambiti. Abbiamo completato il confronto con tutti i 55 comuni nei distretti metropolitani, arriviamo adesso in Consiglio metropolitano e poi proseguiremo però gli approfondimenti comune per comune, dove siamo invitate, ed è quello che sta già succedendo, e poi anche in rapporto con esperti ed esperte sui cinque ambiti del piano per l'uguaglianza, cioè lavoro pagato, lavoro non pagato, violenza contro donne e minori, cultura dell'uguaglianza e contrasto alle discriminazioni multiple. Contiamo per luglio di pubblicarlo nella sua versione più ampia, aggiornata e anche definitiva. Lo spazio, come ci dice il sindaco, per applicare il piano per l'uguaglianza è entro il mandato. Bene, grazie molto, grazie al vostro lavoro e buon proseguimento, anche perché insomma non è terminato, anzi mi pare che stia cominciando. Grazie a voi, ci fa piacere dire che ci rivedremo presto nella sede della commissione competente in città metropolitana. Grazie. Grazie mille. Chiedo alla segreteria se si sono collegati, abbiamo recuperato i consiglieri che avevano detto sarebbero arrivati oppure... Purtroppo no. Non sono arrivati, non abbiamo poi riscontro direttamente con il consigliere Cima in particolare e anche per Fabbri e Mantovani, che mi era stato segnalato che erano in arrivo, non si sono collegati. Va bene. C'è una mano alzata della consigliera Corsi. Sì, prego, a corte dica. Grazie Presidente. No, segnalo che il collega Cima, per problemi appunto di collegamento, sta tentando di arrivare in città metropolitana e gli altri consiglieri mi hanno segnalato appunto che sono ancora in riunione, cioè Fabri Mantovani, come avevo anticipato prima, che si sa, invece di collegarsi sono ancora impegnati, quindi mi scuso per l'informazione non corretta data in precedenza.
No, niente, nessun problema. È che sì, chiaramente con il problema di, così, del collegamento, poi adesso tutti stanno facendo le riunioni da remoto, quindi cioè, siamo ancora più, come dire, ingarbugliati degli appuntamenti fisici. Però cioè, io direi che procediamo comunque alle altre ordini del giorno, alle elezioni dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni. Salvo contrario avviso dei capigruppo, Accorsi, Bacciglieri, Carapia e Panzacchi, che dite? Sì, possiamo procedere. Sì. Allora, come avete visto, ci sono all'ordine del giorno, sono i primi punti, 1, 2, 3 e 4, l'elezione del presidente e del vicepresidente della prima commissione consiliare che ha ad oggetto lo statuto, i regolamenti, il bilancio, controllo e garanzia. E l'elezione del presidente e del vicepresidente della seconda commissione consiliare avente ad oggetto l'istruttoria atti. Io pensavo di fare in questo modo: do la parola ai capigruppo per l'illustrazione delle candidature, tanto insomma, come stabilito da regolamento, la prima commissione. La presidenza è riservata a un rappresentante delle minoranze consiliari e appunto viceversa la seconda presidenza della seconda commissione andrà a un rappresentante del gruppo di maggioranza e così diciamo scambiati i vicepresidenti. Quindi giustamente i gruppi unitariamente di minoranza e quello di maggioranza hanno già stabilito le loro candidature e quindi passerei loro la parola per l'illustrazione. La dottoressa Accorsi per il gruppo di maggioranza e direi se appunto tutti gli altri anche sono d'accordo, unitariamente per i gruppi di minoranza, tanto si sono confrontati e parlati, al dottor Bacciglieri. Prego, Accorsi. Perfetto. Il riferimento appunto alla prima commissione, di cui appunto come ha illustrato lei in precedenza, spetta la vicepresidenza al nostro gruppo, abbiamo come proposta la vicepresidente alla consigliera Loretta Bittini. In riferimento, trattiamo una commissione per volta, va bene? No, le candidature le facciamo Facciamo tutte, poi complessivamente. votiamo una per Perfetto. volta. Benissimo, grazie. Il riferimento invece alla seconda commissione proponiamo la presidenza al consigliere Franco Cima. Grazie, la parola a Bacciglieri. Sì, salve, buongiorno a tutte e a tutti, grazie Presidente. Sì, come minoranza già nel mese di gennaio avevamo fatto un ragionamento insieme al capogruppo Polazzi e al capogruppo Panzacchi di indicare congiuntamente nell'avvocato Bertoni l'espressione unitaria della Presidente della prima commissione e Carapia, invece il vicepresidente della seconda. È seguita poi una interlocuzione con il gruppo in maggioranza, condividendo, quindi anticipo, una condivisione unitaria del gruppo di minoranza nella disponibilità verificata reciprocamente del sostegno di favorevole alle candidature incrociate, quindi questo a testimonianza che in particolare nelle finalità della rappresentanza istituzionale vi è, almeno su questo sicuramente e finora devo dire anche su altro, apprezzando anche questo elemento, condivisione in un percorso unitario. E quindi sono ad anticipare, senza nulla togliere chiaramente all'espressione e alla conferma dei colleghi Polazzi e Panzacchi, comunque ciò che abbiamo condiviso e che
ci apprestiamo a tradurre in votazione. E ringrazio, oltre che al capogruppo di maggioranza, anche i colleghi Polazzi e Panzacchi al riguardo. Grazie. Bene, grazie Diego. Mi scuso, prima penso di aver nominato il consigliere Carapia come capogruppo, invece è Pollassi, però abbiate pazienza che io i nomi, insomma, sì, me li ricordo, ma ancora A non le avvino ai volti e B ancora non ho tutte quante in mente gli incarichi. Chiedevo alla segreteria come procediamo, sì, l'elezione e l'espressione del voto sarà palese perché essendo in remoto abbiamo, diciamo, soltanto questa possibilità. Dottoressa Domenicali, come sì, facciamo? Lei fa l'appello? Faccio l'appello quindi, per commissione, chiedendo di segnalare il voto favorevole, non favorevole, se astenuto oppure la non partecipazione al voto e delle candidature poc'anzi espresse. Procedo con quindi nominando i consiglieri che appartengono alla prima commissione consigliare. Sì, mettiamo in votazione il presidente. Esatto, mettiamo in votazione il presidente della prima commissione, Bertoni. Dunque, tenendo conto che Lepore e Bassi sono assenti, quindi passo a Bittini. Favorevole. Fabbri. Favorevole. Panieri. Favorevole. Ruscigno mi sembra che sia ancora assente. Veronesi pure. Bacciglieri. Favorevole. Bertoni e Santoni. Carapia. Non l'abbiamo sentita. Favorevole. Polazzi. Favorevole. Favorevole. Panzacchi. Favorevole. Passiamo ora alla votazione del vicepresidente. Scusi, della... presidente. Scusi, non mi ha chiamato, sono Larghetti, sono favorevole ovviamente. Abbiamo chiamato i componenti la commissione. Ah, ok, scusate. Sì. Lei nella seconda. Vabbè, allora non avevo capito votassimo tutti, mi scusi. No, nessun problema. Allora, il vicepresidente della prima commissione, candidata, la dottoressa Bittini Loretta, giusto? Esatto. Quindi Bittini. Favorevole, premetto, non sono dottoressa, la ringrazio. Fabbri. Favorevole. Panieri. Favorevole. Bacciglieri. Favorevole. Bertoni. Favorevole. Santoni. Favorevole. Carapia. Favorevole. Polazzi. Favorevole. Panzacchi. Favorevole. Scusi, sono Crescimbeni, io non mi sono sentito chiamare. Consigliere, vota ogni commissione, i partecipanti, i componenti della prima commissione votano presidente e vicepresidente della commissione. Adesso chiamo per l'elezione del presidente della seconda commissione. Okay, perché è la prima questa ancora. Sì. Sì, ok.
Allora procedo con la nomina della elezione del presidente della seconda commissione. Seconda commissione, candidato presidente, consigliere Cima Franco. Votiamo per il presidente. Accorsi. Favorevole. Crescimbeni. Favorevole. Larghetti. Bacciglieri. Favorevole. Bertoni. Favorevole. Santoni. Favorevole. Carapia. Polazzi. Favorevole. Panzacchi. Favorevole. Scusi, Mantovani non è collegato, non l'abbiamo chiamato? No, non c'è. Mantovani non mi risulta collegato. Ok. Posso, grazie. Allora, mettiamo in votazione invece il vicepresidente della seconda commissione, candidato il consigliere Carapia Simone. Accorsi. Favorevole. Crescimbeni. Favorevole. Larghetti. Consigliera Larghetti. Mi scuso, ma stava arrivando Cima, che è qui con me, perché non riusciva a collegarsi, quindi è venuto in ufficio. Quindi ho perso gli ultimi secondi che stavo sistemando il tablet. Stavate votando? Stavamo votando per l'elezione, sì, del vicepresidente della seconda. Favorevole, sono anche, se volete segnalare la presenza. Salve, mi scuso, ma la casa purtroppo non riuscivo. E anch'io esprimo il mio voto favorevole. Bacciglieri. Favorevole. Bertoni. Favorevole. Santoni. Favorevole. Carapia. Non mi voto. Polazzi. Favorevole. Panzacchi. Favorevole. Prego, presidente. Allora, se non erro, risultano eletti. Allora, la sottoscritta per la prima commissione come presidente, mi fa un po' così strano. Comunque, e, come vicepresidente della prima commissione, la consigliera Bittini Loretta, come presidente della seconda commissione, il consigliere Cima Franco, come vicepresidente della seconda commissione, il consigliere Carapia Simone, con voto sostanzialmente unanime. E ringrazio tutti per la partecipazione e per la mia elezione in primis, ma ci tengo, sinceramente ci tenevo molto a questa condivisione, a questo voto unanime, appunto dove i gruppi si sono scambiati le adesioni alle candidature dei presidenti e dei vicepresidenti. Questo lo intendo come un gesto di collaborazione e di messa a disposizione da parte di tutti per lavorare nelle commissioni. Poi certo che le diverse idee, le diverse rappresentanze politiche non mutano, però rispetto per le istituzioni e rispetto per il lavoro di tutti, penso
che vada riconosciuto, e questo mi sembra un ottimo modo per cominciare. E poi comunque andremo tutti a lavorare nelle commissioni, nelle rispettive commissioni. Ringrazio comunque tutti ulteriormente. Adesso, se la dottoressa Domenicali non mi dà altre, diciamo, indicazioni contrarie, passeremo all'ultimo. C'è la mano alzata della consigliera Corsi. Scusi, prego, Corsi. Grazie. Ogni tanto del tu, ogni tanto del lei, vabbè. Insomma, sì, non c'è nessun problema. Nulla, mi univo ovviamente ai ringraziamenti per il lavoro comune fatto. Ne approfitto per, come dire, segnalare, in virtù di quanto accaduto oggi, a entrambi i presidenti, quindi a lei presidente e al presidente Franco Cima, eventualmente di valutare l'utilizzo di altre piattaforme per le nostre commissioni, al fine di favorire, ecco, la partecipazione di tutti. E ovviamente buon lavoro agli eletti e alle elette. Grazie. Sì, magari ci farà. Buon lavoro a tutti davvero. Grazie, grazie Barbara. Allora, passerei all'ultimo punto, varie ed eventuali, in cui andiamo a rappresentare ai colleghi i prossimi appuntamenti. Illustro io Domenicali o c'è l'avvocato Tentoni o lo fa lei? No, c'è Tentoni, passerei la parola allora all'avvocato Tentoni. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Intanto complimenti anche da parte mia e di tutto il servizio staff assistenza agli organi per le elezioni dei nuovi presidenti, che per noi sono un riferimento importante per il lavoro quotidiano che andiamo a fare. Quindi grazie. Allora, come appuntamenti, sicuramente il 7 marzo alle 13 è previsto un consiglio congiunto con il Comune di Bologna per la celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Verrà svolto ovviamente sempre in remoto. Poi il consiglio ordinario, la seduta è prevista per il 9 marzo alle ore 16, ovviamente sempre anticipata dalle commissioni consigliari delle ore 13 che istruiscono gli atti che verranno poi portati in consiglio alle ore 16. Per aprile al momento sono confermate le sedute della seconda e della quarta, mercoledì, secondo e del quarto mercoledì del mese. Ovviamente vi faremo sapere il caso in cui non ci siano degli oggetti urgenti e si possono compattare le sedute, se siete d'accordo. Riferisco ovviamente della richiesta del consigliere Baciglieri in ordine a un'udienza conoscitiva da calendarizzare in materia di PNRR, come l'amministrazione intende organizzare la gestione di questo strumento a livello metropolitano, con a questo punto l'elezione dei presidenti delle commissioni. Diciamo la palla spetta loro nella definizione, contattando ovviamente le segreterie del sindaco, di chi insomma, si prevede sia interessato a fare questo tipo di udienza conoscitiva. Spetta loro la calendarizzazione della seduta, noi siamo a disposizione per convocare e assistere. Grazie e buongiorno. Grazie, gentilissimo come sempre. Sì, rispetto all'udienza conoscitiva, avevo visto una mail in cui il gabinetto del sindaco metropolitano aveva dato la disponibilità ad essere presente il sindaco o chi per lui. Quindi sì, appunto mi confronterò con il collega Cima e vedremo di calendarizzare prima possibile questa commissione conoscitiva su un argomento che comunque è importante, che è sostanzialmente il piano, in base ai contributi del PNRR, di tutta quanta l'organizzazione della sanità nell'ambito metropolitano. E c'è solo una piccola correzione, lo dico anche a Diego, cioè
era stato indicato come linea 6, missione 1 del PNRR, invece è missione 6, comunque vabbè, avremo modo, diciamo così, di specificarlo. Direi che se nessun altro ha necessità di intervenire o fare domande, possiamo considerare chiusa la seduta. Non vedo nessuno, colleghi, ditemi se avete bisogno di intervenire ulteriormente. A posto così, vi ringrazio e niente, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.